Tradimento, perdonare o lasciare. Una delle cose più difficili da fare è accettare il tradimento. E talvolta si è spinti a lasciare, dall'altra parte però si ha paura di lasciare perché si teme che lasciando una persona non si otterrà, non si avrà più possibilità di rivivere un amore bello, un amore positivo. E quindi ecco che abbiamo questa doppia difficoltà, perdonare o lasciare. Qual è la scelta giusta? Beh, intanto la scelta giusta è se prima di accettare il tradimento devi aver capito che cosa devi fare. Perché, come dire, chi cerca trova. Cioè, nel senso, oggi praticamente è molto facile scoprire un tradimento se uno fa una minima ricerca e ha una definizione di tradimento che comprende anche la virtualità, praticamente è quasi, diciamo, inevitabile trovare tracce di un possibile tradimento, non fosse altro un tradimento virtuale. Per cui prima di accertare devi capire che cosa fare. E ovviamente, una volta che tu hai accertato, devi tenere presente questo, che se perdoni devi mettere nuove regole. E si può perdonare soltanto una volta, non devi assolutamente pensare di poter perdonare più di una volta, perché altrimenti se farai in questo modo praticamente le tue corna diventeranno inesorabili, inevitabili. Quindi deve essere ben chiaro e devi promettere, giurare solennemente a te stesso che una volta è possibile perdonare e dimenticare, perché questo è fondamentale. Se perdoni devi anche dimenticare, nel senso di non rinfacciare più. Ma qualora si presentasse una seconda volta, allora a quel punto lì devi inesorabilmente chiudere, se no il tradimento diventerà una costante della tua vita. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Iscriviti anche ai canali, diciamo, YouTube, sempre crescita personale con Massimo Taramasco, felicità, benessere, amore, autostima. Ciao!